A Londra ancora un'aggressione a colpi di coltello. Una gang giovanile se la prende con un automobilista, ma un passante questa volta filma tutto. Il corrispondente Stefano Tura. Croydon, quartiere a sud di Londra, ore 5 del pomeriggio. Un automobilista ha un diverbio con un giovane in sella ad una bicicletta. Il ragazzo lo minaccia e l'uomo si allontana in fretta, ma perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un veicolo che procede nella direzione opposta. Il giovane lo raggiunge brandendo un grosso coltello e tenta di sfondare il vetro della macchina. Si avventa ripetutamente sulla carrozzeria, poi prova ad entrare dall'altro lato mentre l'uomo fa retromarcia. Giungono altri due adolescenti e a quel punto, temendo il peggio, l'automobilista esce di corsa dall'auto e si dà alla fuga. È soltanto uno dei tanti episodi di criminalità che da parecchi mesi infestano le strade di Londra, non solo nelle periferie ma anche nelle zone del centro. Accoltellamenti, rapine, aggressioni, scontri fra gang, 69 omicidi dall'inizio dell'anno. L'ultimo riguarda un uomo di 41 anni, padre di 3 figli, ucciso a coltellate nel ricco quartiere di Chelsea. Dal 2010 sono stati tagliati oltre 20.000 agenti di polizia, accusa la commissioner di Scotland Yard, Cressida Dick. Non c'è da meravigliarsi di ciò che sta accadendo.